Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera. Ciao Fabio. So che canti la canzone di Sanremo, per te mai la sai a memoria. Ho avuto un gran successo domenica. Cioè, tu o Gabbani che l'ha avuto il successo? L'ha avuto Gabbani, logicamente. Io nel mio piccolo, quando la canto... No, non c'è male, dai. Non c'è male. Poi domenica il carnevale è venuto veramente bene. A parte anche il carnevale stesso, è stato veramente un bel successo. La gente ha stragradito il posto in cui siamo quest'anno. E i bambini possono giocare tranquillamente all'interno del prato. Ho avuto veramente una... Vai, l'assist me l'hai dato. Bambini, sì, possono giocare tranquillamente. Pubblicità. No, la pubblicità. A proposito di bambini, sì, qui siamo al famoso Baco d'Oro e avrete visto sicuramente sui social queste foto che alcuni cittadini hanno scattato delle siringhe lasciate abbandonate in una fioriera, oltre a un'immensa sporcizia che possiamo vedere. Per fortuna i bambini non c'entrano niente. Potrebbero essere, che è pericoloso per i bambini, essere, perché sono, come potete, esatto, vedere, sono ad altezza, ovviamente sono su una fioriera, ad altezza di bambino. Sì. Quindi, e sono da giorni lì, nessuno può neanche, esatto, tolte. Nonostante il clamore suscitato, che poi ne ha parlato anche i giornali, ne parlano la nostra televisione, ne ha parlato, eccetera, nonostante il clamore, queste siringhe sono sempre lì. Questo è ancora forse che stupisce di Ma più. Questa è in area condominiale, quindi sì, penso che il condominio stesso dovrebbe pensare a fare la ripulitura celermente di questo schifo. Non ho capito perché non intervengono immediatamente, l'amministratore condominiale non è intervenuto con imprese pulizie, perché poi, visto questa fioriera qui, è veramente indecente. Non c'è soltanto le siringhe così a portata di mano dei bambini, ma anche dentro c'è ogni ben di Dio. Quindi non ho capito perché non si interviene e si fa quello che deve essere fatto. Cioè, pulire alla svelta. Qui al di là della condominiale, comunque è un'area di passaggio. Ovviamente che ci sono tanti uffici. Il problema è che il giorno qui tanti uffici, pieno, strapieno di gente che va e viene in tutti gli uffici stessi, però magari la notte rimane completamente aperto, completamente in balia di queste problematiche. Ecco, tra l'altro alcuni cittadini hanno anche scritto che a volte addirittura delle dosi sarebbero anche nascoste, tipo in anfratti come questo, anche per evitare che lo spacciatore che viene preso abbia una quantità eccessiva, perché ovviamente su quello poi ruota anche la quindi pena, fa il magazzino qui, in poche parole, esatto. No, non so se lo fa qui, no, lo dico, fa, diciamo, fa in anfratti come questo e poi dopo magari appena finito qualche dose si rifornisce per evitare magari di essere preso come spacciatore e non come consumatore. Comunque diciamo che queste siringhe le troviamo in tante zone, perché c'è il dramma di chi la consumente, di chi si buca, di chi ci guadagna poi ovviamente e specula su questo, e comunque la sensazione che giri veramente tanta droga in questa città. Sì, ne gira veramente molta. Purtroppo è una tristezza vedere che i nostri giovani, magari un po' meno giovani, purtroppo utilizzano queste, una parte, no, lasciamente non generalizziamo, questo è evidente, una parte dei giovani si lascia attrarre purtroppo da questi paradisi, che poi paradisi non sono, perché in effetti poi a lungo andare creano, penso, molte problematiche a livello di salute. Vabbè, che dire, una volta i paradisi si trovavano in un altro modo, dandoci da fare, creando, partecipando a associazioni, volontariato e così via. Oggi purtroppo i giovani, la problematica della droga e del bere è diventata veramente un'epidemia. Anche se ho letto che quelli un po' meno giovani dicono che negli anni 70-80 la situazione era ancora peggiore, io non lo so se tutta la vita. No, assolutamente no. Non era generalizzato come oggi, primo perché c'era molto più timore di questo, secondo perché la droga costava, l'eroina sicuramente io per fortuna non ho avuto mai questi problemi, né personalmente né in famiglia. Però l'eroina costava un sacco di soldi e quei pochi si avvicinavano hanno rovinato anche intere famiglie. Oggi purtroppo è alla portata di tutti e quindi di conseguenza tutti si possono permettere di acquistare piccole dosi, così dire, per provare lo sballo. Poi una volta provato magari ci diventi dipendente e quindi queste poi sono le problematiche. Dal Baco d'Oro e anche nei prossimi giorni tristemente continueremo a documentare questo tipo di episodi. Ci vediamo domani. Ciao.